Dopo di ciò, praticamente si arriva direttamente a quello che è il decreto Ronchi, ossia l'ultimo provvedimento che riguarda anche qui tutti i servizi, in teoria tutti i servizi pubblici locali, però poi piano piano nell'iter di approvazione ogni lobby economica ne ha tirato fuori uno. A un certo punto è uscito fuori l'energia elettrica, a un certo punto è uscito fuori il gas, sostanzialmente è rimasta acqua, rifiuti e trasporto pubblico locale. Decreto Ronchi che viene approvato il 20 novembre del 2009, e una riforma, diciamo, dei servizi pubblici locali, che è una riforma che viene fatta sotto forma di decreto, che è diverso da un disegno di legge che prevede una discussione molto più ampia, avendo l'intento di riformare interamente, anzi rivoluzionare completamente i servizi pubblici locali, soprattutto andando in una direzione ben precisa, e già questo, diciamo, è una questione anche di metodo che poi diventa anche sostanza. Un decreto che non è un decreto interamente dedicato alla riforma dei servizi pubblici locali, ma è un cosiddetto decreto omnibus, non è un mille proroghe, ma ci si avvicina molto, perché va dagli incentivi alle lampadine a basso consumo, alle schede telefoniche, qualsiasi cosa potete trovare, diciamo, dentro a questo decreto 135 del 2009. E tra le tante cose ci si mette un bell'articolo, l'articolo 15, in cui si riformano completamente i servizi pubblici locali alla stessa stregua degli incentivi delle lampadine. Anche qui, diciamo, a dimostrazione del fatto che, diciamo, si voleva far passare sottotono un qualcosa che è un cambiamento invece epocale in Italia, ma anche rispetto alla legislazione europea, perché si è tentato di porre un titolo a questo articolo 15 che faceva riferimento al richiamo a una disciplina comunitaria, cosa che non è assolutamente vero, nonostante tutti, diciamo, i fautori di centrodestra e centrosinistra continuano a affermare ancora oggi, nonostante la Corte Costituzionale li ha smentiti già in due sentenze, una di ottobre scorso, in cui riguarda, diciamo, i ricorsi fatti dalle regioni contro il decreto Ronchi, e una, quelle sulle ammissibilità dei presidi, in cui afferma chiaramente che il decreto Ronchi è compatibile con la disciplina comunitaria, ma è assolutamente più restrittivo, nel senso che la disciplina comunitaria dà una varietà di modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici, da quella interamente pubblica a quella privata. Sta al singolo Stato membro decidere che strada prendere. Ora, il governo italiano, non avendo il coraggio di denunciare, autodenunciare il fatto che aveva scelto la forma di gestione privata di alcuni servizi pubblici locali, ha messo la scusa, come si fa tante volte, che ce lo impone l'Europa. Ma questo è assolutamente una bugia grande quanto una casa, ed è anche, diciamo, ci dà l'idea anche di come sia cambiato anche il vento in Italia, nel senso che se questo tipo di provvedimento fosse stato fatto a metà degli anni 90, chiunque ne fosse stato relatore l'avrebbe rivendicato in ogni dove, nel senso che le privatizzazioni fino a un certo periodo erano qualcosa, diciamo, visti come la panacea di ogni male. Oggi rivendicare un processo di privatizzazione, soprattutto su un bene come quello dell'acqua, è molto complicato anche di fronte all'opinione pubblica, e quindi si cerca di nascondersi dietro al fatto che è un qualcosa che ce lo impone qualcuno dall'alto, e ci dà l'idea anche del fatto, appunto, che sia cambiato. Dimostrazione è che durante l'iter di approvazione in Parlamento c'è stata una mobilitazione molto forte, tramite anche noi del Forum Enti per l'Acqua, che comunque siamo riusciti in qualche modo a far uscire fuori la notizia che dentro questo decreto, appunto, omnibus, si nascondeva la privatizzazione dell'acqua, ma questo poi si è anche tradotto nella primavera successiva, quindi tra il 25 aprile e il 19 di luglio del 2010, in una
firme per 3 quesiti referendari che non ha mai, diciamo, visto un numero tale di firme raccolte nella storia della Repubblica Italiana, oltre 1.400.000 firme che hanno superato qualsiasi referendum, addirittura quello del divorzio fatto dalla Democrazia Cristiana negli anni 70. Un primato che è ancora più interessante se visto nell'ottica del fatto che questi referendum sono promossi esclusivamente da realtà sociali e culturali. Altra, diciamo, così, altro primato rispetto a questa campagna referendaria. È la prima volta che dei referendum vengono promossi non da forze politiche. E ahimè c'è da denunciare anche il fatto che lo svilimento dello strumento referendario è anche perché le forze politiche hanno abusato di uno strumento che costituzionalmente era stato messo a disposizione per i cittadini, per rivendicare anche, diciamo, una partecipazione diretta a diciamo, chiamiamolo processo legislativo, seppur rimane abrogativo come forma, però la possibilità, diciamo, di eliminare quantomeno alcune norme che non vedevano un consenso diffuso. E per questo da 15 anni a questa parte effettivamente non si raggiunge il quorum dei referendum. Raccolta firme che appunto si conclude a luglio, successivamente su 3 quesiti, poi magari li andiamo a analizzare alla fine, così arriviamo anche all'ultima domanda, che prevedono alcuni passaggi, oltre al raggiungimento del minimo di 500.000 firme per ciascun quesito, che appunto è stato ampiamente superato. La Corte di Cassazione deve valutare, diciamo, l'ammissibilità del contenuto che sia, diciamo, così legittimo dal punto di vista legislativo, e poi la palla passa alla Corte Costituzionale a partire da metà dicembre, che valuta invece l'ammissibilità costituzionale dei quesiti. È uno scoglio abbastanza grande, perché insomma, non è scontato che si passassero al vaglio, tant'è che uno è stato dichiarato non ammissibile, oltre anche a quello dell'Italia dei Valori, che sull'acqua non è stato dichiarato ammissibile. Che cosa, diciamo, dicono i quesiti? Uno, il primo di cui è stato letto, diciamo, il titolo, riguarda appunto i modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Sostanzialmente è tradotto, diciamo, in parole semplici, è la richiesta di abrogazione del decreto Ronchi, e quindi l'abrogazione dell'ultima norma che sancirà la totale privatizzazione dell'acqua in Italia, che porterà, se spiegherà i suoi effetti a partire dal 1 gennaio 2012, porterà alla definitiva e totale privatizzazione della gestione dell'acqua potabile in Italia, e quindi se ne richiede l'abrogazione totale. Il secondo quesito, che è stato dichiarato non ammissibile, riguardava l'articolo 150 del decreto ambientale, che era quello di cui parlavo prima, in cui si diceva che il servizio idrico, come tutti gli altri servizi pubblici locali, doveva essere gestito tramite 3 forme di società di capitali. Questo è stato dichiarato non ammissibile perché sostanzialmente la Corte Costituzionale lo ritiene già abrogato dal decreto Ronchi, che era la norma che è venuta successivamente in ordine di tempo, e quindi implicitamente è abrogato. E analizzando la costituzionalità quesito per quesito in modo separato e non nel loro insieme sistema, non sapendo quale può essere il risultato finale rispetto al quesito che abroga il decreto Ronchi, non può dire, diciamo, che rivive quella norma che prima era stata abrogata. Insomma, sostanzialmente dice: questo è stato abrogato, c'è una norma vigente tuttora, che è il decreto Ronchi, che ha abrogato questo articolo 150. Io non so se quel quesito che riguarda il decreto Ronchi passerà e vincerà di sì, per me è abrogato e quindi non sussiste quella norma, e quindi lo dichiaro inammissibile.
Il terzo quesito riguarda invece l'articolo 154, sempre del decreto ambientale, che riguarda appunto la costruzione della tariffa, però limitatamente a quella parte, il secondo attuale, il terzo diciamo prima della Corte Costituzionale, e che riguarda la parte dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, ossia la possibilità, la garanzia del fatto che per legge ci sono profitti per il gestore. E